La follia non è semplicemente una via di fuga, ma un'alleata nella vita. E se a dirlo è lui, Renato, c'è da crederci. Zero il Folle è infatti il suo nuovo album di inediti, dove il cantautore romano, come suo solito, tocca problematiche politiche, sociali e culturali, come il problema della denatalità. C'è evidentemente un bisogno che il nostro paese possa in qualche modo dare i natali ad altri italiani. Andremo perdendo anche la nostra cultura e la nostra storia, quindi riempire quella culla secondo me è fondamentale oggi. Mai più da soli. In questo disco Renato affronta la schiavitù dalle nuove tecnologie, l'aborto, la fuga dei cervelli, l'inquinamento. Quindi la natura oggi vuole in qualche modo dimostrare che è più forte lei. Il mondo si è fatto piccolo. C'è spazio anche per la morte, il ricordo dei suoi amici e colleghi più cari, che non ci sono più. Per esempio, Lucio per me, Lucio Dalla, è stato un compagno di viaggio meraviglioso, perché quando io lo scoprì all'RCA avevo appena 17 anni, con Boncompagni che mi portò lì per fare un provino. Io vidi Lucio per la prima volta e quando lo vidi mi sentii rinfrancato, perché dico, ce n'è un altro come me, stravagante, particolare, intelligente, forse sicuramente più di me. Ecco, a questi amici io devo tanto. Un altro folle in più. Zero il Folle sarà anche un tour al Via dal 1 novembre. Sarà uno spettacolo d'arte varia. Sono Zero il Folle, non potevo rispondere diversamente, scusate.